detto scusami, non mi potevi dire che ho il rossetto sui denti? Non decappottiamo perché è caldo e l'aria condizionata si spreca. Non vuole andare, ma chi ve lo fa vedere poi che ne dice non vuole andare su YouTube? Ma chi lo fa andare su YouTube? Non sbuffare e vai dritto e ricordi di chiudere il garage. E allora dovete accontentarvi di questa visione splendida che va dal medico a farsi fare una ricetta. Vabbè, non mi porta con l'utilitaria, ma ha deciso che una principessa come poteva Sì, andare si in poteva questo, andare meglio, poteva andare poteva andare meglio. meglio con questo. Che cos'è questo? È una macchina tedesca di cui non possiamo dire il nome perché noi non facciamo pubblicità. Mi poteva andare meglio, Me oggi è mi dimentico, peggio. come sorella. Sandro dice sempre che meno male che l'abbiamo una sola. Appunto. E allora mi porta dal medico perché è molto caldo. Ma il medico è quello che è, ne dovremmo trovare uno molto più Sì, bravo. capisco però che vuoi, non c'è mai fila da lui. Non c'è mai fila, appunto, perché non è molto bravo. Vabbè, ma lui è sociologo, cineasta, Cineasta. è di sinistra, uno dei pochi di Appunto. sinistra. E quindi, insomma, andare da lui è un acculturamento sia cinofilo, no, cinofilo dei cani lui non sa niente. Cineasta, Spero che la cancelli sta cosa. sì, la cancellerò, ma le mie amiche mi conoscono e poi sono quelle che ad agosto non vanno in ferie, Ah, per ecco. cui due risate Così se le le trattoni fanno con queste cazzate. veramente. Vabbè, qui c'è Federico, fanno tutti colazione con muzzonata e brioche, quella che vi ho fatto vedere una volta. Qui siamo nella piazza Mercato Vecchio. Pensa andarci tutti con la capote, però insomma sono gioie che nella vita ti possono succedere solo poche volte e questa non è la volta, quindi ragazzi se dovesse capitare di viaggiare una volta su una macchina decappottabile, senza capotto, godetevela tutta. Io non posso adesso. Adesso facciamo il corso principale e io dopo questa serie di cazzate, prima che mio fratello si arrabbi ulteriormente, No, vi ti faccio saluto. scendere, andiamo. Non c'è problema. Questa è la mia freedom di cui vi ho parlato sempre. Avevo dimenticato che quando presi la patente e facevo scuola guida, Quando prendetti la lo patente? vedete, se no ve lo faccio vedere, attenzione, stai zitto se no ti faccio vedere e non ti taglio. Io venni qua, non so, in vacanza e lui aveva un Mercedes bianco, era bianco quello, Sì, il cioè, colore era giusto, è la marca che era era un sbagliata. BMW bianco, 130, no, vabbè, 240, 240, 260 forse, non mi forse, ricordo. non lo so, ma comunque io abituata alla carretta dell'autoscuola, mi ricordo che presi in mano lo suo sterzo di sta macchina e faceva tutto lui, Sì. Era una cioè, delle prime macchine servoassistite, sempre. ma era una cosa Sì, pazzesca. faceva tutto lui, nel senso che facevo tutto io, tutta la macchina. No, tutta la macchina, Ah, nel capito. senso che non era difficile No, guidare. che E figura. io sostenevo che allora le scuole guida dovevano avere BMW e Ma Mercedes, non le carrette che certo. avevano Tutto. tipo Panda. Va bene, questi sono i giardinetti pubblici di una volta, che
perché adesso sono diventati giardinetti, non so di dove. Scusate. Scusami, non ti potevi, non mi potevi dire che ho il rossetto sui denti? Sono più chiaro. Chi sapeva che io ho questo ollare, che è più corto, sembra... Oddio, che errore. Fatto. Farmacia fatta, ma devo riuscire e quindi provo a usare come top questo della Isdin, perché ormai sono 3 ore che ho messo, della Isdin colorato. Vediamo se fa pastrocchio. A casa questo della Isdin, la linea Isdin, insomma, è quella che ho usato, 2 tubi per il corpo, no, va benissimo, non fa pastrocchio perché avevo un po' di Mac Studio Fix qua. Beh, come è la prima volta che lo provo sopra, certo non è che è make up, ma questo qua mi ho detto non potevi dirmi che avevo il rossetto sui denti, mi fa, pensavo fosse una moda, cioè è vero che mi prende in giro, comunque anch'io lo prendo in giro, non finisce così. Sono ritornata perché poi vabbè, poi ho fatto cose, insomma è stato un andirivieni oggi, l'aria condizionata accesa perché ho fatto, preparato anche i pancake, ma perché sono qui perché voglio farvi vedere i miei acquisti, ma soprattutto un preziosissimo regalo che ho ricevuto. Alice, posso fare il tuo nome, tanto tu non... Ma niente, non ho parole, non ho più parole se non quelle che ti ho già detto. Comincio con gli acquisti perché, dunque, avevo finito e l'ho lasciato al mare questo Hawaiian Tropic Spray acqua 30 SPF, che sinceramente l'ho trovato molto comodo, l'ho ricomprato da acqua e sapone, soprattutto per il retro, perché non riesco a fare gli spostamenti. Ho messo tutto questo miscuglio di rossetto, poi l'ho spiaccicato anche qua per essere più carina. Mi sciolgo anche i capelli, così vediamo come, in che stato stanno i miei capelli. Devo lasciarli, vabbè, facciamo così, sì, tanto c'è. Dunque, l'ho ricomprato, mi è piaciuto molto, tanto è vero che l'ho ricomprato, insomma, tanto facile. Poi ho ricomprato perché questo era finito. Allora, Bionique, l'avevo preso quando ero in vacanza, e Defense Body Hydra Spray, latte idratante, eccetera, 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 per il corpo. Io l'ho trovato così splendido per la nebulizzazione di questo latte idratante, cioè questo aggeggio che costa 9,90 €, eccezionale. L'ho finito, stava lì sul tavolino dove accanto alla televisione, e ne ho comprate, tanto per non sbagliarmi, 2 confezioni. Ecco, quindi questo è quello finito, questo è quelli che ho ricomprato. E poi ho comprato anche ultimamente, cioè quasi un anno, mi sto trovando bene con questo dentifricio Elmex che mi ha suggerito anche il dentista, quindi a posto così. Poi è successo che ero passata, il giorno che ero andata ad acqua e sapone, c'era un negozio di costumi da bagno e telimare, eccetera, eccetera, ma costumi da bagno adesso ne ho abbastanza, insomma, non mi importa granché. Però ho visto questo e non potevo prenderlo.
non potevo non prenderlo per questo motivo. Sparaflescia, vabbè, un telomare con le sue nappine in questo colore, cioè questo colore così, l'altro che ho io è blu, e costava, vediamo se c'è, 24,90 e l'ho pagato 9,90 euro. Quindi questo mi fa proprio piacere, vabbè, per i colori, ma soprattutto questo, cioè. Voi non l'avete visto, ma io ho un costume anche così. E passo a questa meraviglia. Dunque, non sono nuda, ma ho il pareo messo. Messo così. Va bene. Non sono scura come si vede. E queste sono lentiggini, non sono macchie. Va bene. Dunque, mi era stato anticipato perché lei molto discretamente mi ha detto: non voglio invadere la tua vita privata, Alice, la racconto la cosa, non voglio invadere la tua vita privata, dammi l'indirizzo se puoi di una della tua farmacia o di un posto di fiducia tuo e ti spedisco. Cioè, una persona che dice queste cose, va bene, alla fine ho accettato, dovevo accettare questa cosa perché diceva che era una cosa proprio per me. E dunque la cosa proprio per me di cui si parlava era questa, imbustata così. Alice è ancora così, ma perché? Allora, come dire a una ragazza che mi manda 2 metri di piume di struzzo in blu e arancio? Non so se sono 2 metri o 1 metro, non lo so. Questi, sì, 1 metro, insomma, blu e arancio. Io ho già una mezza idea su cosa farci. Lei dice che lo aveva preso per fare delle cose, infatti mi ha fatto vedere delle cose che faceva, ma questi li acconcerò, prometto, in una maniera strepitosa. Sarà mia cura. Ma io mi aspettavo solo questo, giusto? No, la signora aveva sentito in un video che stavo finendo questo, cioè è matta, perché ragazze, voi mi date già tanto, cioè io capisco, comprendo il piacere di regalare, però delle volte sono delle cose imbarazzanti, perché questo prodotto costa, lo so benissimo cosa costa perché lo compro. Ma regalarmi i sali di Collistar, niente, non ha prezzo. Ma la signora è molto attenta. Cioè, io dico, siete strepitose, Alice, tu sei strepitosa e siete tutte strepitose. Non significa per i regali, ma anche per i commenti che mi lasciate, che delle volte mi sganascio dalle risate, soprattutto sull'ultimo, che non mi ricordavo le cose, eccetera. Lo spray ghiacciato. Cioè, sapendo che uso lo spray ghiacciato per quello che si usa di solito per le ferite, io mi rinfresco piedi. L'altro giorno ho sbattuto qui in un negozio che volevo comprare le cose, mi ha salvato questo, volevo comprare, vabbè, cioè mi hanno detto, ho sbattuto allo stipite della porta esterna di questo, era in acciaio. C'è un male,
mi hanno detto che sarei dovuta andare subito in ospedale e farmi fare il certificato e certificarmi in negozio, ma non faccio di queste cose. Però in quel negozio non ci vado più perché mi sta prendendo in giro. Era entrata perché volevo le capsule che andavano bene per il Nespresso, anche se mio fratello mi ha detto lascia stare, perché volevo il caffè, adesso non mi sovviene il nome, insomma ve lo scrivo qua se me lo ricordo, ma chi se ne frega. Quindi il ghiaccio, c'è una che si ricorda che sa che io uso il ghiaccio. Poi c'è, che cosa dire, bracciale, ecco l'ana, ecco il motivo per cui sono anche così, certo vista su il mio pareo con gli elefanti, ma insomma, io tra l'altro ho un anello con questi disegni così e il bracciale, che sono tutte come caramelline, liquirizie, meraviglioso. Lasciamolo qua prima di metterlo in ordine, sennò poi faccio aspettare. Poi io ho visto da qualche parte quest'altro tipo di collana che ha un fiore in pelle a finire. Una cosa così non ce l'ho. Bellissima, cioè io senza parole, maledetti occhiali che mi tocca togliere e mettere. Altra collana, poteva mancare il viola, cioè e questa attenzione alle cose che mi piacciono, ai colori che mi piacciono, che mi lascia veramente... Vabbè, anch'io quando faccio regali li faccio pensando alla persona, evito di indossarla, ma vi faccio vedere nei dettagli com'è fatta. Sono tre fili uniti poi da una catena, sì, uniti da una catena che si riuniscono nel gancio, e c'è la catena per poterla allungare più forte, Cioè mio fratello veramente mi dice niente, tutto ciò mi ha portato a guardare bene il mio forziere dei gioielli. E sapete che cosa ho trovato nel forziere dei gioielli? Non era una scatola dove ho nascosto i trucchi, non era una scatola, era il necessaire di mia madre che mi ero portata in vacanza, e che ho pensato bene di riporre le cose lì e ho messo nel forziere dei gioielli. Io quante volte ho aperto quel forziere, quante volte l'ho aperto perché ero convinta, ma non lo vedevo, ed è grosso così, è bello grosso, non lo vedevo, e dentro c'era anche la custodia. La gioia finale, sempre di Alice, è stato questo anello. Appena mi è arrivato quel giorno, io l'ho anche indossato in un video, così con nonchalance. Questo anello è delle Nereidi Paris, le Nereidis, non lo so, ma è un'opera d'arte. Allora, provo a farvelo vedere, perché c'ha un pezzo di corallo, c'ha il serpente che sale su, la perla ha dei particolari che sono spettacolari. Adesso con l'iPhone, cioè questa cosa che racchiude tipo un animale, non lo so, il corallo qui, vabbè,
io l'avevo messo, ma non l'ho fatto vedere. Probabilmente se ha visto il video Alice se ne sarà accorta lei. Io non conoscevo questo brand. E poi giuro che, cioè confesso, sono andata a vedere, fanno dei gioielli spettacolari, cioè non c'è nulla di simile cioè sono delle opere d'arte, sono delle opere d'arte, e questo è il serpente. A me ha lasciato senza parole. Vi prego, non fate così con me, cioè vi ringrazio, ma è una gioia immensa, ma è anche un grandissimo imbarazzo, perché io con voi mi faccio delle risate anche, ma me le faccio anche con mio fratello. Non mi regala, delle volte paga lui la spesa quando andiamo a cosa, no, mi regala, per carità, no, molto carino. Di altro, perché è così tanto che secondo me ho dimenticato anche il rossetto. Sapete cos'era quel rossetto di stamattina? Un rossetto di Huda Beauty che ho preso a una ragazza qui fisica che vedevo che l'anno scorso che vendeva, perché era un colore che non andava bene per lei, che era troppo scuro, poi quando l'ho indossato io, che era troppo chiaro per lei, quando l'ho indossato io era così scuro, ma sono così secchi quei rossetti. Adesso ho un misto di cose per rendermi più carina per il video. Vabbè, perché prima mi sono messa a fare i miei pancake. Finisco qua, io vi ringrazio, buon agosto a tutti, ho un po' di programmi in giro qua e là, ma vi porterò sempre con me, ci sarete sempre. Grazie e badanti. Cercasi, non badanti, meglio ancora, assistente au pair, governante au pair, oppure un giovane au pair. Vi saluto che è meglio. Ciao belle, grazie.